purtroppo la politica in Italia rispetto al settore agricolo e alle opportunità che l'agricoltura mista al turismo può dare ha dimostrato di essere abbastanza sorda, e lo dico avendo fatto il ministro dell'agricoltura e avendo avuto tante difficoltà a fare alcune battaglie che sono andate anche a buon fine, ma comunque all'interno dei consigli dei ministri portare avanti il settore ambasciatore nel mondo è molto difficile. Detto ciò, poi ci sono le strutture locali nelle varie regioni, come accade in Sicilia, dove appunto in una realtà come Agrigento e Trapani, dove ci sono aziende agricole importanti, dove c'è possibilità per i giovani di trovare un mestiere, un futuro, una dignità, una serenità lavorativa, addirittura sono realtà che sono sostanzialmente tagliate fuori dal PSR, che è l'unica forma di aiuto che in questo momento abbiamo proveniente dall'Europa. Quindi io mi auguro, nel fare queste visite, di vedere tante realtà aziendali come queste, e ce ne sono tante in Sicilia, nella bella Sicilia, che diventerà bellissima soltanto se sceglierà dei governatori e quindi degli amministratori all'altezza del ruolo e capaci di conoscere quelle realtà ed evitare storture come queste in un settore agricolo importante di rilancio del territorio, di garanzia per tante persone che vogliono lavorare, e quindi che non si faccia più un errore come quello accaduto sul PSR, che non si abbiano più tanti enti nati per fare promozione, ma che in realtà in queste realtà non fanno nulla. Penso a tanti consorzi, a tante situazioni messe in piedi e che poi non fanno il loro mestiere. L'agricoltura italiana è eccellente, è tipica, è straordinaria, ma ha bisogno di essere conosciuta, e gli imprenditori devono saper stare insieme per arrivare su alcuni mercati internazionali dove noi abbiamo grandi opportunità di sviluppo e l'Italia può aumentare il suo PIL. Bisogna innanzitutto valorizzare il consorzio di tutela per quanto riguarda la nocellara DOP del Belice e anche il consorzio per quanto riguarda la difesa, quindi istituire formazione a nuovi giovani per le condizioni climatiche avverse e istituire anche un'assistenza tecnica da parte dell'assessorato.